Amici di Viporto in Montagna, buongiorno. Siamo a Cison di Valmarino, nella Marca Trevigiana. Sono qua perché devo vedermi con Cristina, un'amica, una guida, che mi ha promesso di portarmi a vedere un sentiero magnifico della zona, la Via delle Acque. Quindi non ci resta che andare da Cristina e cominciare il nostro percorso. Andiamo! Ciao Loris. Ecco, allora noi manteniamo le distanze di sicurezza e quindi siamo tranquilli. E Cristina comincerà a raccontarci questo posto meraviglioso. Come vedete siamo mascherati, mi raccomando, è importante. E vai Cristina, a te. Benvenuti a Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia e anche bandiera arancione del Touring Club. Cison ha delle caratteristiche di quasi una città, anche se siamo pochi abitanti, ha un castello, ha una piazza che è un salone e una storia legata in particolare alla famiglia Brandolini, che era proprio la famiglia dei feudatari del nostro castello. Qua le resta l'unica strada del paese perché altre due ne e mi sono un sole e fai che sto coraggiando il meglio che possa. Dove parte tutto, alzata, faceva funzionare tutti i mulini lungo il percorso e quindi magli, polli che andavano anche in modo alternato durante la giornata. Siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso giro, avevi ragione, merita veramente di essere venuti qui, merita veramente di fare questo giro. Però adesso siamo in un posto che per i porti in montagna è importante perché torniamo a parlare di storia. Siamo nel bosco delle Penne Mozze, però io non ne so nulla, ma Cristina adesso mi spiega un po'. È un bosco monumentale e a partire dagli anni 70 la sezione degli alpini di Cison assieme alle sezioni vicine, in particolare Vittorio Veneto, hanno avuto l'idea di costruire questo memoriale dedicato a tutti gli alpini caduti durante tutte le guerre della provincia di Treviso. Quindi è un bosco dedicato agli alpini, è uno dei tanti luoghi di memoria e ci fa molto piacere di averne trovato uno anche alla fine di questo nostro bellissimo, ripeto, fantastico giro. Quindi, amici di Viporto in Montagna, vi aspettiamo, Cristina vi aspetta, venite a fare questo giro perché veramente merita. Non mi resta che dirvi ci vediamo presto e come sempre camminate, camminate, camminate. Buoni passi a tutti, ciao!